Be Heroes è un progetto che mette in contatto le migliori startup italiane con una grande rete di imprese. Con la collaborazione di Intesa San Paolo, aiuta le giovani aziende. Uno degli elementi importanti per far sì che una startup possa trasformarsi e crescere è avere degli angeli che la possano accompagnare, in particolare nel periodo iniziale. Dopo un'attenta fase di selezione, i giudici di Be Heroes hanno individuato le startup più promettenti da far crescere, due per ciascuna delle quattro categorie di business. Passate alla prossima fase. Grazie. Fatta l'app per tutti, ciao! Ma solo una per categoria arriverà in finale. Sì, e vai! L'ultimo passo per accedere ad investimenti di oltre 800.000 euro, in grado di farne esplodere il business. Comincia il percorso di accelerazione delle due startup della categoria trasformazione digitale, Makers e WeStudents. WeStudents vuole cambiare il modo di approcciare la scuola attraverso un'app per gli studenti che facilita la condivisione delle informazioni. Makers è una startup che opera nel settore dell'e-sports e gestisce tutti gli aspetti dei videogiocatori nel loro percorso professionale. Makers è una squadra che gioca, ma è anche un'azienda che fattura. Quindi da una parte ci sta chi gestisce i giocatori e il loro percorso sportivo, e poi siamo noi, soprattutto, che facciamo l'azienda. Si può ottimizzare l'interazione con la scuola, il professore e il compagno. WeStudents questi tre aspetti li racchiude in un'applicazione. È uno sharing di informazione legata alla scuola. Le due startup vengono invitate da Sketchin, società leader nel design di servizi guidata da Fabio Troiani. Amministratore delegato di BIP e presidente di Sketchin, azienda che si occupa di innovazione tecnologica e consulenza per le imprese. Sketchin è una società che fa design, non disegna prodotti, ma disegna servizi. Un servizio, un prodotto deve essere centrato sull'esperienza umana. Sketchin vuole aiutare le startup perché è lei stessa una startup. E le startup hanno quella flessibilità di pensare un modo nuovo di fare le cose per i loro clienti, per i loro utenti. Fabio Cannavale e Fabio Troiani introducono a Makers e a WeStudents come la collaborazione con Sketchin può farli crescere attraverso l'esperienza del design thinking. Il design è una metodologia che è nata in questi ultimi anni per aiutare realtà come la vostra a migliorare l'esperienza dei propri clienti. Partendo da WeStudents. In generale, nel vostro settore ci sono delle ondate di applicazioni che funzionano con una certa età, poi il difficile è proprio riuscire a fare l'engagement alle nuove leve. Vedere i voti, segnarsi sul diario, le note e quant'altro persiste nel tempo e sarà una cosa sempre presente per gli studenti del futuro attraverso la nostra applicazione. Avete mai provato a parlare direttamente con altri, avere suggerimenti nel come evolvere e arricchire le funzionalità della vostra soluzione? Quando abbiamo iniziato siamo stati settimane, mesi a pensare, andando nelle scuole dicendo cosa vi serve, cosa non vi serve. Rispetto a quando avete studiato la vostra applicazione, cosa gli manca oggi? Di funzionalità sicuramente allo shop. Shop di che cosa? Dalla ripetizione al libro. Lì dovete capire le esigenze tipo dei vostri utenti. Ecco, potrete sfruttare il processo di accelerazione con Sketchin proprio anche per capire queste cose, studiarle, disegnarle con un approccio strutturato. Passiamo a Makers. Voi siete una squadra per i giocatori virtuali. Immagina un giocatore con un grande talento a un videogioco su cui magari c'è un circuito competitivo con delle competizioni, montepremi. Questo ragazzo ovviamente va seguito, quindi ci sono degli analisti che guardano le partite, gli fanno vedere qui dove ha sbagliato, c'è un coach che gli insegna delle strategie nuove. Loro sono un esempio perfetto di trasformazione digitale, Fabio, perché cosa hanno fatto?
Hanno preso il singolo giocatore, che è un individuo, e gli hanno cambiato l'esperienza portandolo all'interno di un team e organizzandogli la vita. Ecco, il termine trasformazione digitale significa utilizzare la tecnologia aumentando le prestazioni degli umani. In bocca al lupo, vi affido a Luca Mascaro che vi guiderà in questo percorso di accelerazione. Io onestamente non so proprio cosa aspettarmi. Grazie. La verità è che stiamo avendo degli incontri che a volte si spiazzano. Ed è la parte bella. È la parte interessante. Le startup Makers e We Students incontrano Luca Mascaro, CEO di Sketchin, che affida loro il primo compito: approfondire la conoscenza dei loro utenti. La prima cosa che vi chiederò di fare oggi è quella di entrare in empatia con i vostri utenti, andare sul campo, uscire nelle piazze di Milano e intervistare un po' di utenti e raccogliere tendenzialmente due tipi di informazioni diversi data la natura delle vostre startup. Per voi We Student, quello che vi chiedo di fare è capire come i ragazzi oggi risolvono quei determinati bisogni che hanno e cercare di capire quali sono le frizioni che incontrano. Voi ragazzi di Makers, la sfida è un pochettino diversa. Trovare chi invece fruisce di sport o giochi ai videogiochi, capire molto più le motivazioni più che le frizioni. Ok, grazie. Ciao. Possiamo farti due domande velocemente? Al volo. Allora, tu scrivi, io faccio? Ti volevo fare una domanda. O conosci gli sports? No, sinceramente no. I cellulari non ve li facevano portare, vero? Beh, quando andavo a scuola io era ancora all'inizio dei cellulari. Era ancora all'inizio. Ti piacerebbe essere una pro player di videogame? Dopo un po' di ricerca sul campo, i ragazzi di We Students provano a indagare le necessità degli studenti. Proviamo a mappare in primo luogo l'elenco di attività che una persona senza la vostra applicazione normalmente fa per risolversi quei problemi. Mario, che è un ragazzino di 12 anni, che cosa succede dall'inizio alla fine della sua storia? Partiamo da un torno da scuola. Vai. E lo mettiamo? Il primo. Vai. Poi? Ok. Poi ho il compiti a casa al pomeriggio. Sei tu utente al centro del problema, non io applicazione che devo capire se quello che sto facendo è giusto o meno. Ogni volta che pensate a una funzionalità, non pensatela perché è bella, ma pensate che quella funzionalità lì deve andare a aiutare un processo di dettaglio che avviene. Dobbiamo forse porci delle domande differenti. Cioè, una persona, dopo che guarda i compiti, deve capire dove sono le informazioni che devo studiare. Posso avere delle difficoltà nello studiarle, magari voglio confrontarmi con compagni, amici. Dove lo contatti? Chiamo. Lo chiamo, li scrivo su WhatsApp. Dove scrivi su WhatsApp? Su un gruppo nella classe o in personale? Gruppo della classe. No, perché sennò mi linciano il giorno successivo. Attenzione, hai appena dato un insight importante. Ok. Okay. Arriva alla fonte del problema e allora pensa qual è la soluzione che puoi proporre a un utente. Una buona parte di investimento che potreste fare è prendervi un po' di tempo, intervistare tante persone e capire quali sono i loro problemi. E poi alla fine il mix della nostra applicazione potrebbe offrire un'esperienza che risolve questo percorso. Domani mattina, design thinking. No. Non ci siamo per nessuno. Verremo di nuovo a trovarti. Assolutamente. Grazie mille. Vabbè. Grazie. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Anche i Makers hanno un obiettivo. Devono trovare i valori chiave per affermare la propria identità di azienda e insieme a Luca Mascaro riflettono sul chi vogliono essere. La domanda è: quali sono le motivazioni che portano le persone a seguire un team di e-sport? La motivazione a volte è le capacità dei giocatori. Se devo scegliere tra uno che non ha un pubblico e uno che c'ha un grande pubblico, vado dove c'è un grande pubblico. Però anche per moda, no? Gli esports sono comunque una moda anche a livello mediatico. Immagino anche che una squadra possa avere uno standard alto di bravura dei giocatori. Eccellenza tecnica. Eccellenza. Di performance. Per me ha un senso se tu sei riconoscibile come i campioni, non dei videogiocatori. Ah, che bella squadra di videogiocatori, no. Squadra di campioni. L'importante è iniziare a fare una scelta forte. Quella scelta forte è chi intendiamo voler essere. Partendo dal pubblico, per poi capire questa cosa che vogliamo essere va bene anche per i professionisti, perché ci si ritrovano anche loro, piuttosto che va bene per il mondo degli sponsor che ci sentiamo affini. La verità è che siamo quattro maschi che ogni giorno ci scontriamo, non dico sui valori, ma un po' sulla direzione. E potremmo un po' lavorare anche su di noi e magari proprio così riusciremo a focalizzare un po' tutto l'operato. Perfetto, grazie. Durante l'accelerazione delle startup, B-Heroes offre svariate consulenze.
sono dei servizi di tutti i tipi che possono aiutare le startup a crescere, dai servizi digitali, quindi da Google, Facebook, Amazon, nonché anche i servizi di risorse umane. Giorgio e Matteo sono giovani, ma hanno tanta voglia di sfruttare al meglio le opportunità che B-Heroes gli mette a disposizione. Per questo si rivolgono a Bending Spoons, una società esperta nello sviluppo delle app. Nella vita di uno studente sono importanti prima di tutto i voti, poi l'orario e poi una questione un pochettino più social, che sono i miei compagni e rappresentanti. Il primo commento che mi viene da fare è il seguente. Voi state dando molta priorità a qualcosa che è molto importante nella vita dello studente, ma al tempo stesso è un dato che cambia molto lentamente. Date una ragione agli studenti di tornare spesso sull'applicazione. Dati che cambiano velocemente, notifiche, link ad azioni che sono correlate con un alto tasso di utilizzo dell'applicazione. Eravamo in crisi e attraverso i loro consigli ci sentiamo un po' più convinti e più decisi su quello che dobbiamo fare. Quanto è giusto lasciare all'utente la libertà di personalizzare la tua home? O quanto è ingiusto invece andare tu a definire quali sono le linee guida? Molto spesso in quella che si pensa essere dare libertà all'utente si nasconde la paura di non sapere noi stessi quale sia la scelta migliore. A volte bisogna rischiare che i tuoi utenti dicano: a me non piace questa funzionalità, era molto meglio prima. Quello è l'unico modo per imparare, capire cosa funziona, capire cosa non funziona. Secondo voi ha un senso il fatto di avere una home piena? Secondo me la cosa migliore da fare è non stressare l'utente con troppe informazioni che in una prima schermata potrebbero mandarlo in confusione. Il segreto di un'app di successo è la semplicità. Se qualcuno vi puntasse una pistola alla testa e dicesse: dovete togliere tutto quello che la vostra app fa, tranne una funzionalità. O diario o voti? Beh, io metterei o voti o sondaggi. Quello su cui voglio che vi focalizziate è il fatto che i vostri utenti, i vostri studenti devono tornare tantissimo sull'app. E portatemi dei dati che sono il doppio rispetto a quelli che avete adesso. Faremo i compiti, speriamo di non essere bocciati. Siamo molto felici. Vedo una fame, vedo un entusiasmo, una gioia, una contentezza, una passione per quello che fanno che ispirano anche me. Thomas e Daniele hanno capito che per dare una forte identità a Makers devono rimettersi in discussione e cominciano a farlo da Symbiosity, una società che attraverso l'analisi delle singole personalità del team aiuta a migliorare il business dell'azienda. Un'impresa innovativa ha bisogno di un giusto mix di personalità, competenze e attitudini. Abbiamo creato uno strumento in partnership con Logan Assessment, che è quello che vi vedrà coinvolti insieme anche ai vostri due soci. Le persone a cui viene sottoposto questo questionario si ritrovano nel profilo che emerge intorno al 90-95%. Mi sento un po' di andare dallo psicologo, non lo so. Un po' una sessione psicologica. È un po' una sessione di analisi di consapevolezza dei propri comportamenti organizzativi. I makers devono trovare dei valori, prima di tutto da condividere tra loro e poi diffondere sia all'interno dell'azienda che all'esterno. Grazie. Grazie. Non si fa. Grazie. Questo team c'è qualcosa da sistemare sicuramente, ma come in tutti i team. Ragazzi, buongiorno. 7 di mattina e si va a Milano da Symbiosity. Da Symbiosity. Che cosa ci faranno fare? Giornale di team assessment. Mi piace, mi piace. Thomas all'aperto. No, qua 39 sicuro, se non si muove. A dopo. Ciao. La startup Makers è quasi al completo e pronta ad analizzare i risultati del test sulla personalità. I membri del team hanno ottenuto dei punteggi da 0 a 100 per ogni aspetto del carattere e devono indovinare a chi appartengono. Assegnarci dei punteggi non è facilissimo, però con un po' di obiettività credo che ci si riesca, insomma. 100 e me lo metto qua. No, dammelo a me quello. No. Paolo, ti do il 38 per il vestiario. Io ti regalo un 39 di obbedienza. 10? Sì, perché 10 è di Thomas. 10 è di Thomas. Io non so se sto irritabile 69 o 79. Guarda, perché non c'ha 104. Sensibilità interpersonale, prenderei questo 4, se siete d'accordo. D'accordissimo. I makers sono personalità molto forti, tutti e quattro. 4 è di Daniele, interessa la conoscenza, ma non deve fare ancora un percorso per accettarlo, capito?
Interessa la conoscenza verso di voi, è 4. Cioè, non mi interessa proprio conoscervi. Sono un po' individualisti, tendenzialmente. Probabilmente non comunicano nel modo più corretto per favorire proprio la collaborazione e la condivisione tra loro. Con i dati del questionario, Symbiosity ha elaborato un grafico che suggerisce quali sono gli atteggiamenti da migliorare all'interno del team di Makers. Attenzione ad alleggerire la tensione tra i colleghi. Non essere permalosi e avere più fiducia negli altri. Noi non facciamo una valutazione fine a se stessa, ma è una valutazione per la loro accelerazione, per il loro miglioramento. Un po' più pragmatismo, cioè quindi riportarlo al business diventa sempre una cosa molto utile e importante, e condividere la visione. Siamo 4 belli tosti e quello ci ha portato fino qua però. La cosa più bella è che da oggi abbiamo gli strumenti per portare questa cosa che potrebbe sembrare un problema a un nostro vantaggio. La fase di accelerazione è stata costellata di appuntamenti, incontri, impegni. Il ritmo di crescita è quello che caratterizza una startup. Se il ritmo di crescita nei primi anni del fatturato dei clienti non è sostenuto, cioè non è un ritmo di crescita almeno a 2 cifre, di sicuro c'è qualcosa che non funziona nel modello di business o forse non è un'idea di successo. È arrivato il momento di sapere quale tra le 2 startup della categoria trasformazione digitale andrà in finale. WeStudents punta ad innovare il mondo della scuola con un'app di successo. Pensa quanti like da tutte le ragazzine delle superiori avrai se passiamo. Sarai contento. Mentre Makers vuole affermarsi come il più grande team di eSports italiano. Il confronto decisivo avverrà negli spazi dell'Innovation Center di Intesa San Paolo, davanti ai giudici di Biro. È l'amministratore delegato di Microsoft Italia e sostenitrice della trasformazione digitale, Silvia Candiani. È il responsabile del più grande fondo europeo di investimento e ha finanziato centinaia di aziende, Laurent Foata. Top manager di successo. Mette la sua esperienza a disposizione delle nuove realtà imprenditoriali. Dina Ravera. I 3 giudici valuteranno la categoria trasformazione digitale guidata da Fabio Troiani. Assiste all'incontro come potenziale investitore anche Mario Costantini, protagonista del mondo dell'innovazione. La crescita di Makers e di WeStudents viene evidenziata attraverso un radar di competenze. Makers migliora soprattutto la sua strategia di business e la comunicazione dell'impatto sociale. Per un giudice è fondamentale vedere anche la rapidità con cui le startup sono cambiate su queste diverse aree nel periodo, perché questo è un indice anche di capacità di apprendere e anche di crescere in futuro. Sera. Ciao. Solo sul letto oggi? Solo letto oggi, solo sul letto. Thomas è a casa con 40 di febbre. Ah, proprio oggi? Sfiga. Ah. Senti, che cos'è che vi ha aiutato di più in questo periodo? Che cosa vi è servito? Beh, sicuramente le attività che abbiamo fatto ci hanno da una parte confermato magari qualche criticità che abbiamo poi cercato di risolvere. Faccio l'esempio da Symbiosity, hanno portato a galla cose che non conoscevamo sul team. Anche l'impatto sociale, abbiamo fatto passi in avanti. Quale sarebbe il vostro impatto sociale? Che così a una prima lettura uno stenti a capire, anzi non è, cioè, non è banale, sociale, non è banale, no? Capirlo. No, esatto. Stiamo comunicando quelle cose che davamo noi magari per scontato. Faccio un esempio, si immagina il gamer come il nerd da cameretta, mentre in realtà il gamer professionista fa attività fisica, non sta tanto davanti alla console. Ma tipo avete delle limiti di ore di gioco al giorno? Non più di 3 nel quotidiano, magari sale un po' di più durante la preparazione agli eventi. Senti, vedo che la dimensione che è migliorata di più sembrerebbe quella della strategia. Cosa che ti ha ispirato il percorso? Cosa che ti ha fatto venire in mente di diverso da quello che facevate prima? La strategia in Makers c'è dall'inizio. Forse l'abbiamo spiegata meglio, l'abbiamo comunicata meglio. Se fai 1 milione quest'anno, quanto fai di utile? Beh, io penso che almeno la metà è... Cioè, fai 500.000 di EBITDA? Sì, sì. Più o meno potrebbe essere... Va bene. Grazie. Ciao. Olè, io sono convinto che se fa 1 milione ne fa mezzo di utile. Il problema vero è se fa 1 milione. Le startup non hanno i mezzi, non hanno il denaro e devono trovare il percorso il più short per vendere, perché devono vendere. WeStudents ottiene una crescita meno evidente rispetto a quella dei Makers, soprattutto nell'area dell'impatto sociale.
Ciao. Ciao, bentornati. C'è una cosa che mi stupisce, che nella vostra radar di valutazione l'impatto sociale è molto basso, che secondo me dovrebbe essere il contrario. Dobbiamo essere più bravi a esprimerlo. Il motivo per cui è nato tutto questo è proprio perché io ne sentivo il bisogno. È il prodotto che mi sarei sognato di avere nei 5 anni del liceo e in particolare nei 3 anni da rappresentante di istituto. Il voto sul marketing è basso, che è un po' particolare perché in fondo questo prodotto dovrebbe diffondersi in maniera virale. Che cosa avete pensato di mettere in campo di diverso, di più, per farlo partire bene? Il nostro marketing si baserà su Twitch e TikTok, che sono i social del momento che spingeranno tantissimo. Praticamente cosa farete nei prossimi 6 mesi? Come priorità abbiamo il rilancio del prodotto, che la piattaforma cambierà. Esattamente. Seguiremo tutti i consigli che ci hanno dato da Bending Spoons, ci hanno dato dei consigli pratici e mirati. Anche il SketchIn del Design Thinking ci è servito tantissimo per tutte le funzionalità future che abbiamo andato a implementare. Come pensate di migliorare l'esperienza dei vostri studenti? Migliorando il modo di ragionarci e il modo in cui arriviamo a capire perché stiamo facendo una determinata cosa. Un'ultima domanda. Se uno di noi pensa che avete una posizione nelle argomente troppo fisse, troppo bloccate, cosa potete rispondere a questo? Fare poche parole, tornare in ufficio e lavorare ancora di più sul nostro prodotto. Vorremmo dimostrare appunto che serve quello che abbiamo fatto qua e che ci è servito, perché forse appunto certe volte non riusciamo a spiegarci come vorremmo e vorremmo solamente dimostrarlo. Grazie per la trasparenza. In bocca al lupo. Grazie mille. Sono due business abbastanza di nicchia. Questi sono forse un po' meglio come team, l'altro un po' meglio come business. Ma perché tu sempre tutto preciso e lui così scacciato? Lui l'artista del gruppo. Ah beh, sì, lui che è la vera artistica. La persona seria. Sì, eh. Prende sempre per il c***o le mattine. Entra in ufficio, che c***o devi fare oggi? Beh, un po' c'ha ragione, We Students ha dimostrato di avere talento e di pensare in grande. Makers si è rimessa in discussione per crescere e punta su un business importante. Speriamo che ci dicano un sì grosso come una casa. We Student, complimenti, avete impressionato tutti. Non so se avrà successo We Student, ma secondo me avrete successo voi nella vita. Makers, il business c'è, è indubbio, però è un business molto competitivo. Come portavoce di Biros vi dico che va in finale. Makers, complimenti, è stata una scelta molto sofferta. Li ho convinti, sì. Grazie. Mi spiace. Perché ci avevo creduto. Grazie a tutti. Grazie. Vedremo tra un anno chi ha ragione. Sono state selezionate tra centinaia. Elettrocardiografo per smartphone. Hanno convinto i migliori imprenditori. Gestisce dei professionisti di videogiochi. Hanno avuto accesso ad un percorso mirato per far crescere il loro business. Abbiamo bisogno di professionisti. Abbiamo dei compiti da fare. E sono pronte per la finale. The Art, Fessura, Makers, Enerbrain. Chi arriverà più lontano?